Ed eccoci di nuovo in diretta, spettatori di Le Fonti TV, con il nostro Market Star, il format che ci permette di fare il punto sui mercati, naturalmente con la nostra ospite Sara Silano, che saluto, a cui do il benvenuto. Ciao Sara, grazie naturalmente per essere qui con noi anche in questo mese. Un saluto a tutti voi. Ecco Sara, capita insomma questo appuntamento in una giornata particolarmente significativa, perché oggi c'è appunto la riunione della Banca Centrale Americana, della Fed, che darà un indirizzo naturalmente non solo per l'ultima decisione che riguarda l'aumento dei tassi di interessi del 2022, ormai diciamo poche sorprese, tutti propendono per l'aumento di 50 punti base, ma soprattutto ci darà delle indicazioni già per il prossimo anno, per il 2023, e quindi naturalmente tutti pendiamo un po' dalle parole di Jay Powell, così come penderemo da quelle di Christine Lagarde domani per la riunione della Banca Centrale Europea. Questo naturalmente per quanto riguarda la stretta attualità che abbiamo commentato durante la nostra mattinata sui mercati, ma possiamo fare anche già un bilancio naturalmente complessivo di questo anno che sta per terminare, il 2022, un anno particolarmente importante e impegnativo sia per il mercato azionario che per quello obbligazionario. Ecco, innanzitutto da parte tua un primo commento, un bilancio su quello che è successo in questi ultimi 12 mesi. Siamo all'ultimo appuntamento di quest'anno con Market Star, quindi sì, sicuramente possiamo già fare un bilancio su quello che è stato l'anno sui mercati azionari e obbligazionari. Diciamo che nonostante i recuperi, i principali listini mondiali si avviano a chiudere il 2022 in ribasso. L'indice Morningstar azionario globale perde oltre l'11%, forse adesso vedremo appunto anche la grafica dell'andamento degli indici, e quello europeo oltre il 12%, negli Stati Uniti anche siamo in perdite a due cifre e anche sui mercati emergenti. Anche sui mercati obbligazionari non sono stati un rifugio, perché vediamo prevalentemente degli andamenti, delle performance negative. In effetti l'anno che sta per chiudersi ha inanellato una serie di record negativi. Per le obbligazioni è stato forse il peggiore degli ultimi 9 decenni, quindi parliamo di 90 anni, per le azioni comunque uno dei più difficili. L'inflazione è ai massimi storici nell'Eurozona, a livello più alto dal 1984 in Italia, negli Stati Uniti ha raggiunto delle soglie che non si vedevano da 40 anni, ora i dati sembrano essere più incoraggianti, gli ultimi dati, quelli di ieri proprio sugli Stati Uniti, però è chiaro che la situazione resta molto critica, e che si è aggiunto recentemente anche il timore di una recessione o comunque di un rallentamento significativo dell'economia mondiale. Quindi lasciamo il 2022 che non ha dato grandi soddisfazioni agli investitori per entrare in un 2023 che è ancora ricco di incognite. Eh sì, davvero tante incognite. Beh, una l'hai nominata tu, la parola recessione, una recessione tra l'altro indotta proprio dalle banche centrali attraverso l'aumento dei tassi di interesse per combattere l'inflazione. Naturalmente ci chiediamo poi insomma di quale portata sarà questa recessione, con le dovute differenze tra Europa e Stati Uniti, ma quanto la dobbiamo temere? Sì, la recessione, secondo le ultime stime dell'OCSE, ci sarà una crescita globale nel 2023 intorno al 2,2%. Le precedenti stime erano sicuramente più ottimiste e indicavano un 2,8%. Il Regno Unito subirà un duro colpo, secondo l'OCSE, ma anche la Germania vedrà una contrazione del prodotto interno lordo. Per l'Italia, sempre l'OCSE parla di una crescita irrisoria, uno 0,2%, e anche negli Stati Uniti l'espansione dovrebbe essere davvero molto tiepida, intorno allo 0,5%. Diciamo che i gestori che noi abbiamo interpellato considerano più preoccupante la situazione economica in Europa rispetto agli Stati Uniti, e la causa è intuibile: siamo anche di fronte a una grave crisi energetica, a una situazione di conflitto alle porte proprio nell'Europa, insomma, tra l'Ucraina e la Russia. E poi ci sono appunto le politiche monetarie, che davvero in questi giorni sono al centro dell'attenzione: la BCE domani, la Federal Reserve oggi, e bisogna capire come si muoveranno, anche se oggi sono in molti a credere che ci sarà un atteggiamento più tiepido verso il rialzo dei tassi rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi scorsi.
L'altra situazione di incognita è quella geopolitica, appunto la guerra in Ucraina, ma anche da capire quello che sarà Cina-Stati Uniti, se si andrà verso comunque un clima più distensivo o nuove tensioni. Chiaro, chiaro, ovviamente sì. Tanti fattori insomma che contribuiscono poi ad influenzare l'andamento dei mercati, però ecco, in un quadro così complesso, così variegato, diciamo che nel 2022 abbiamo avuto una certezza, ovvero la centralità del ruolo delle banche centrali, soprattutto della Fed, che poi è un po' il faro insomma di tutti i movimenti insomma dei mercati a livello globale. Ecco, questo ruolo di player del mercato, la Fed e gli altri istituti centrali, ce l'avranno anche nel 2023? La Fed continuerà sicuramente ad avere un ruolo centrale nel decidere le sorti dei mercati. La banca centrale è stata più lenta nel reagire all'inflazione, ma dopo ha recuperato in modo molto, molto determinato. I mercati si chiedono chiaramente se sarà abbastanza, se altri due aumenti di 50 punti base previsti di qui alla prima parte del 2023 saranno sufficienti, se non c'è anche il rischio che la Fed diventi, diciamo, meno aggressiva e successivamente debba tornare ad essere aggressiva. Queste sono tutte domande incognite che gli osservatori, gli economisti, ma anche gli investitori si pongono. Il punto è, riuscirà la Fed con la sua politica a controllare l'inflazione o farà degli errori e quindi dovrà poi fare marcia indietro? Sicuramente se il 2022 è stato l'anno in cui l'inasprimento delle banche centrali ha penalizzato le obbligazioni e le azioni, il 2023 potrebbe essere l'anno in cui queste strette toccheranno anche l'economia, quindi mettendo a rischio i profitti, i posti di lavoro. Quindi Certo. non stiamo più, passiamo dal piano finanziario anche al piano dell'economia reale. E l'altro problema per i mercati azionari è anche il fatto che comunque la Fed sta riducendo la liquidità in circolazione e quindi come reagiranno gli investitori con meno liquidità in circolazione? Quando questo è accaduto in passato ha coinciso con dei mercati volatili, dei rendimenti azionari più bassi. Oggi ci troviamo di fronte sui mercati obbligazionari a una curva dei rendimenti che è invertita, che anche questo è stato sempre un segnale recessivo. Quindi la situazione, la Fed continuerà ad avere un ruolo centrale e la reazione dei mercati sarà tutta da vedere. Chiaro. Ecco, hai fatto bene a sottolineare appunto ovviamente i riflessi delle mosse delle banche centrali sicuramente a livello dei mercati, ma poi dobbiamo pensare all'economia reale, in particolar modo ecco, alle aziende, perché tu hai citato ovviamente ecco, il problema poi anche dell'occupazione. Ecco, in un contesto recessivo che sicuramente si verrà a creare nel 2023, quali saranno le conseguenze poi per le aziende? Sì, la recessione significa utili in diminuzione, significa revisione degli utili. Oggi però bisogna anche tenere presente che ci troviamo di fronte a utili che sono sopra il trend di lungo termine. Lo vediamo anche in questo grafico. Di fronte a un'economia in rallentamento, le aziende dovranno fare i conti col calo delle vendite, la crescita dei ricavi potrebbe essere aiutata sì dall'inflazione, ma i minori volumi, l'aumento dei costi, materie prime e salari potrebbero pesare sui loro margini. Si prevede anche che il costo del debito sia più elevato, chiaramente i tassi sono aumentati, le tasse potrebbero aumentare, quindi c'è un tema anche fiscale. E quindi anche per le aziende il 2023 si prospetta un anno in cui bisogna appunto fare delle valutazioni attente. I settori a maggior rischio di ribasso sono, secondo no, i gestori che abbiamo sentito, quelli dei beni di consumo discrezionali, più colpiti chiaramente dall'inflazione. E poi c'è il settore tecnologico che è andato bene negli anni scorsi, quest'anno non è andato bene, potrebbe essere sotto pressione dopo anni di solida crescita dei ricavi, chiaramente potrebbe essere un andamento più tiepido. Qui vediamo anche appunto che cosa ha l'andamento dei settori e le variazioni dei settori. In un mondo in recessione la qualità e la visibilità dei flussi di cassa sono probabilmente quelle caratteristiche che gli investitori guarderanno di più, senza dimenticare le valutazioni. E qui
possiamo dire che oggi le valutazioni sono sicuramente più economiche di quelle che erano un anno fa, e quindi questo potremmo invece vederlo come un aspetto positivo, un'opportunità per riguardare i mercati azionari. Ecco, sì, no, questo grafico è molto interessante. Tra l'altro ci fa capire come la situazione sia composita e che possiamo tirare anche già un po' le somme dopo 3 anni, insomma, dallo scoppio della pandemia per quanto riguarda gli effetti sui vari settori e dire che certamente è stato un periodo complesso, ma che appunto nella crisi e nella difficoltà per alcuni settori ci sono effettivamente delle opportunità. Assolutamente, sì, questo grafico che abbiamo mostrato analizza proprio l'andamento dei principali settori in Europa dal 2019 ad oggi e vediamo come ci sono dei settori che sono andati molto bene, quali materie prime, petrolifero, prodotti chimici, tecnologici, salute, anche industria dei beni di consumo. I settori peggiori, quelli che vediamo, diciamo, che la cui barra va verso sinistra invece che andare verso destra, al fondo del grafico, sono real estate, retail, viaggi, tutto ciò che chiaramente è stato più impattato dai lockdown e dal Covid, perché chiaramente invece di andare nei negozi fisici si comprava online, i viaggi sono stati rimandati e quindi è tutto un settore che ha sofferto di più. Anche le telecomunicazioni hanno sofferto e non hanno ancora recuperato le perdite da fine 2019. Invece vediamo titoli bancari, alimentari, così, che sono in un leggero rialzo. È chiaro che la pandemia è stata un evento eccezionale per i mercati finanziari e anche per la società e l'economia, ha cambiato anche no le nostre abitudini e questo si è riflesso poi nell'andamento appunto di determinati settori, come detto, quello dei negozi, ma anche ad esempio quello del lavoro da casa, che invece è stato trainante per diversi titoli tecnologici. Quindi bisogna chiaramente essere consapevoli che quello che ci aspetta potrebbe essere un trend ancora diverso proprio per l'eccezionalità degli ultimi 3 anni che abbiamo vissuto, perché oggi ci troviamo ancora di fronte a un ambiente sfidante, però i cui fattori determinanti sono altri, sono il rialzo dei tassi di interesse, sono l'inflazione, i rischi recessivi e anche appunto i rischi Eh geopolitici. certo, hai detto benissimo, ci troviamo all'interno di un ambiente molto sfidante, insomma qua le sfide anzi si moltiplicano giorno per giorno e la stessa cronaca, la stessa attualità ce ne pone sempre di nuove. Ecco, è difficile naturalmente in un contesto così variegato per gli investitori orientarsi in un quadro complesso. Ecco, soprattutto gli investitori in fondi come si stanno comportando in questo periodo? Visto dei deflussi dai fondi a lungo termine, dai fondi azionari, dai fondi obbligazionari, dai fondi bilanciati a livello europeo, negli ultimi mesi abbiamo visto dei deflussi che riflettono anche un sentiment chiaramente depresso degli investitori. Hanno sofferto in particolare i fondi azionari, azionari Giappone, mercati emergenti, ma anche azionari globali sui titoli grow, e quindi più legati, diciamo, al settore tecnologico. Sicuramente il 2022 si avvia anche a diventare uno dei peggiori anni per le strategie azionarie dal 2008 in termini di deflussi, e gli obbligazionari non sono andati meglio, bisogna Sì. dire anche questo, perché comunque da inizio anno hanno perso oltre 100 miliardi di euro in tutta Europa. Quindi il settore obbligazionario ha sofferto, le performance non sono state incoraggianti e anzi sono state piuttosto deludenti, e quindi gli investitori hanno, come si suol dire, avuto pochi porti sicuri, posti dove rifugiarsi. Forse, ecco, quello che abbiamo poi visto nell'ultimo mese di rilevazione è che invece i fondi monetari hanno avuto un andamento, hanno avuto dei forti afflussi di capitali. Queste possono esserci ragioni tecniche, ma anche una ricerca in qualche modo di un parcheggio della liquidità in attesa di tempi migliori. Ecco, no, appunto, gli investitori, insomma, che sono a caccia di sicurezza, la sicurezza è un po' la finalità, insomma, di questo periodo, proprio perché siamo in una situazione complessa, si cerca, insomma, un porto sicuro. Abbiamo detto, appunto, dei fondi monetari, lo stesso, ecco, possiamo dire, sarà anche dei conti deposito? Sì, diciamo,
Diciamo che non, questi strumenti sono degli strumenti in cui parcheggiare della liquidità e che hanno delle caratteristiche che vanno sempre ben guardate. Un tema chiave oggi è l'inflazione. Chiaramente sono strumenti che hanno dei rendimenti minimi e l'inflazione oggi è elevata, quindi tenere i soldi sul conto corrente o comunque in questi strumenti di liquidità può significare che di fatto l'inflazione si mangerà tutto il valore e noi ci troveremo con un valore dei nostri soldi che è inferiore a quello che avevamo in precedenza. Questo è sicuramente da tenere presente. Per quanto riguarda poi i conti di deposito, lo stiamo anche vedendo magari su delle pubblicità che girano su internet e in televisione, appaiono dei rendimenti magari anche fino al 4% che possono apparire interessanti. Bisogna tenere in considerazione che sono rendimenti lordi, bisogna tenere in considerazione quali sono le condizioni dell'offerta, quindi se ci sono poi dei vincoli al mantenimento dei soldi sul conto corrente o addirittura clausole che poi li spostano su altri strumenti finanziari. E ricordarsi anche che i conti di deposito sono soggetti comunque a una tassazione del 26%, come tutte le rendite finanziarie, quindi quel 4% deve un po' tener conto anche poi delle tasse e dell'effetto, come abbiamo detto, dell'inflazione. E quindi al netto magari può risultare anche negativo quello reale che poi si ottiene effettivamente. Ecco, abbiamo dato quindi insomma delle indicazioni già importanti ai nostri telespettatori. Non tenete i soldi sotto il materasso come si faceva un tempo, non teneteli neanche fermi insomma sui conti perché l'inflazione erode il vostro capitale. Cercate insomma delle soluzioni alternative, magari ecco senza prendere un rischio eccessivo, stando anche in una posizione di difesa, di cautela. E a proposito, ecco, per chi cerca una posizione difensiva, possiamo dire che i titoli ad alto dividendo sono una buona soluzione? Solo che è sempre importante avere quello che noi definiamo il fondo di emergenza, cioè un minimo di liquidità dobbiamo averlo perché possono capitare delle situazioni impreviste in cui i soldi ci servono. E in un anno, ad esempio, come il 2022, se poi dobbiamo andare a toccare i nostri investimenti e gli investimenti sono in perdita, il danno è doppio. Quindi farsi un conto, noi, i nostri esperti di finanza personale parlano di una liquidità che ci aiuti per 6 ma anche 12 mesi è sempre importante. Il resto, sì, valutare altre possibili soluzioni. E chiaramente se ne parla tanto dell'usare titoli o comunque fondi che investono in titoli ad alto dividendo come una soluzione per stare in difesa. Se guardiamo al 2022, questa categoria di azioni hanno registrato sicuramente delle buone performance su base relativa, sia in termini di rendimenti che in termini di volatilità. Ci sono diversi motivi per cui questi titoli sono spesso considerati dei titoli difensivi, tra cui sicuramente la qualità dei business aziendali, perché nella maggior parte dei casi si tratta di società che hanno una forza finanziaria in termini di flussi di cassa e di utili per avere una politica di dividendi disciplinata, e spesso si parla anche di aziende che operano in settori maturi, come ad esempio i beni di consumo difensivi o l'healthcare o l'energia. L'altro aspetto da considerare è la cedola, che quando i prezzi sono in calo, il reddito prodotto chiaramente dalla cedola può sostenere il rendimento di un portafoglio, ma a riguardo è anche importante dire che i dividendi non compensano la volatilità dei mercati, e di Chiaro. volatilità quest'anno ne abbiamo vista molta, perché bisogna tenere in considerazione che quando le azioni staccano il dividendo, il loro prezzo di mercato viene effettivamente corretto al ribasso per l'importo della cedola. Quindi difensivi, in recessione lo sono, non lo sono i titoli ad alto dividendo. Morningstar ha guardato un po', ha esaminato 6 periodi di recessione dal 1980 ad oggi. E quello che ha scoperto è che in 3 di questi periodi le azioni con dividendo hanno sovraperformato il mercato, negli altri 3 lo hanno sottoperformato. Quindi bisogna anche tenere in considerazione che i risultati non sono definitivi. Sì, sono titoli che possono essere difensivi, ma non in tutti gli ambienti recessivi. E questo mi permette anche di dire
effettivamente ogni recessione ha la sua storia. Quella post-Covid aveva la sua storia, quella che stiamo vivendo oggi ha una storia ancora diversa e lo avranno anche le recessioni che vedremo in passato. La storia ci aiuta, ma non ci dice tutto su Sì, quello che certo, non stiamo si ripete vivendo. mai in maniera identica, anche perché siamo soliti, insomma, in questo periodo fare sempre riferimento, al passato, alla crisi anche energetica degli anni 70, ma il contesto naturalmente è completamente, differente, non fosse altro appunto, quello geopolitico che abbiamo citato, il conflitto internazionale, insomma. Quindi sì, dobbiamo prendere dello spunto, ecco, qualche spunto dal passato, ma attualizzare poi tutto al contesto presente. Sara, io ti ringrazio davvero per averci regalato, insomma, questa panoramica completa in questo ultimo appuntamento dell'anno di Morningstar. Ovviamente, ecco, io ti rinvio poi ai nuovi appuntamenti, quelli del 2023. Ci sarà moltissimo da commentare proprio a partire da queste giornate, dalle decisioni delle banche centrali. E quindi, ecco, io ti faccio naturalmente gli auguri, ecco, per questa fine dell'anno e ci rivediamo quindi a gennaio. Auguri a te e a tutti i telespettatori. Grazie.